La morale è una qualità. La legge non è una qualità, la legge è una norma. La norma ha valore di mezzo, la qualità non ha valore di mezzo. La qualità dice quest'uomo è buono, la legge dice bisogna far così. Perché? Perché quell'uomo divenga buono. Quindi è a servizio la legge. Se noi dovessimo capovolgere la situazione, l'uomo buono è a servizio della legge, nel senso che è quello che sa fare delle leggi giuste. Quindi bisogna essere buoni per poter fare una legge giusta, perché si potrebbe dare anche una legge non giusta. Quindi, vedete che la legge non è così scontato che valga, eh? Ci sono leggi giuste e leggi ingiuste. Non si dà un uomo buono ma non buono. Uno è buono e mica buono, No? Quindi bisogna stare attenti, perché anche con questa storia del... Cioè, la legalità è giusto, la legalità, però dipende dalla legge. Ci si deve richiamare alla legalità. Sì, quando ci si chiama alla legalità? Quando si sa che gli uomini sono cattivi e allora bisogna richiamare alla legge, sapendo che la trasgressione della legge verrà punita. E chi si occupa dell'educazione perché non ci siano uomini cattivi? Allora, bisogna pensare alla legalità e alla punizione della sua trasgressione della legge, oppure bisogna pensare all'educazione delle persone? Bisogna pensare all'educazione delle persone. La legge è questa qua, dove ci sono i buoni e i cattivi, i buoni li bastoniamo, i buoni, sì. Se la legge è ingiusta è così, Se la legge è ingiusta, il buono viene bastonato, il cattivo viene premiato, no? La legalità non ti dice il contenuto giusto o ingiusto della legge, è stabilito così. Bisogna vedere se è vero o non è vero, no? Ma quello che conta è l'edificazione della persona, cioè renderla qualitativamente buona. Se è qualitativamente buona, risponderà come vi ho detto, rispondeva Aristotele, no? Cosa ti è servito coltivare la sapienza? A fare, senza che mi sia ordinato dalla legge, ciò che gli altri fanno solo per timore della legge. Capite? La legalità, per timore della legge lo fanno. E siccome non siamo scemi, se la legge dice così, c'è una scappatoia, io sono più intelligente della legge. Fatta la legge e trovato la chiave. Allora bisogna punire, quindi gli estremi quali sono? C'è la legge e c'è la punizione. Sì, ma non ti sei messo in testa che se tu educhi non c'è neanche bisogno della imperatività della legge, perché nessuno gli passa all'anticamera del cervello di comportarsi in modo diverso dalla bontà, e quindi si è buoni e non c'è bisogno del castigo. Capito? Tutti i discorsi che si fanno adesso, no? No, che il ergastolo non ha mica senso, perché non ha una funzione redimente, capì? Ma voi sentite parlare di virtù? Mai! Allora cosa vuol dire? Buono è chi riesce a farla franca, è così, è inevitabile che sia così,